Salve a tutti e bentornati qui all'angolo del gameplay horror con Amnesia. Ci eravamo lasciati in questa stanza con questa leva che non voglio tirare in realtà perché ho paura che si attivi qualche. Già sento dei rumori strani, ho paura. Vabbè, proviamo ad attivarla. Non funziona, ci deve essere qualcosa di grosso nel macchinario. Invece se la tiro in giù non funziona lo stesso. Va bene. Va bene, va bene. Qua non mi ricordo se avevo preso l'olio. Forse sì. Forse no. La botte contiene poche gocce d'olio, quindi non le abbiamo ancora prese. Questa invece funziona? Neanche si smuove questa. Ok, non funziona. Va bene, va bene. La lanterna per ora la lasciamo qua. Cioè la lanterna, l'olio della lanterna lo lasciamo qua. Vabbè, dai, giusto una la accendiamo. Mamma mia, mi sto cacando, mi sto cacando. Qua cosa c'è? Una scala, oddio. Dove stiamo andando? Nell'inferno stiamo andando, nell'inferno. Accendiamo una luce. Un cerino per i santi. Ho paura. Accendiamo una luce. Anche se non dovrei, perché poi con la luce mi vedono i mostri. Mi vedono. Oh mamma mia, non si vede niente. Mamma mia, qua. Ma è tutto chiuso. Laboratorio, non è che mi serve il martello e scalpello. Non puoi usare l'oggetto in questo modo. Mi servirà qualcos'altro allora. Accendiamo una luce. Qua c'è un martello. Mi lo tiro contro. Cazzo ce l'ha? Una pala qua. È aperto. Là c'è un uomo. C'è un uomo e mi sembra messo un pochettino male. Qua c'è una lanterna. Qua sento un rumore. Potrebbe essere il marchingegno che non si muoveva prima. Ah, adesso devo trovare solo un modo per salirci. Che cazzo, è vivo? Questo? Ah! Adesso ci sono le spine. Sì, un attimo, ho paura di aiutarti perché. Sì, ti aiuto dopo, un attimino. Agrippa. Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lion's den? Che cazzo sta dicendo questo? Alexander? Eh sì, fermiamo Alexander. So Babylon shall fall, you say. You worry too much. Alexander is toothless without an arm. Una sfera. That's not very promising at all. The sectum is basically impenetrable, but yes. Da qua esce roba verde, tra l'altro. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my own, a long time ago. Ma di che sta parlando? Che sfera? If you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken orb and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak matter, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the Ma la voce arriva da qua, non dall'uomo. La sentivo tutta in un orecchio la voce, però vabbè, dobbiamo rompere le sfere. E non solo le sfere, a quanto pare, anche le palle. Allora, a quanto pare Alexander è cattivo. Colpo di scena, non puoi essere aperto da qua, va bene. Quante cose ti stai appuntando, amico mio? Questo si apre? Non si può aprire da qua. Accendiamo un lumino. Mamma mia, siete un cazzo. Accendiamo anche questo. Qua si apre? Si apre. Sembra tipo un manicomio. Sono quelle stanze con i cuscini. Sì, mi sa di sì. Oh, mamma mia. C'è un tubo. Non è che potrebbe esserci qualcosa dentro? No. Va bene. Va bene. Va bene, va bene, va bene.
esploriamo ogni stanza. Qua dove si va? Presbiterio. Mamma mia, dove siamo finiti? Quel giorno qualcosa dentro di lui morì. Dietro di lui. Guardare quell'uomo che spariva era più di quello che la sua mente voleva capire. Che cosa stiamo leggendo? Io non lo so. Mi spaventano più i dialoghi di sto gioco che le creature. No! No, devo entrare proprio in sta stanza? Sento la musica che sale, ho sentito il verso. Se apro la porta lui si sveglia. Posso sbirciare? Dove sta? Dove sta? Questo è il portone dell'altra volta? Non si muove. È il portone della stanza dove eravamo l'altra volta, quella con l'acqua. Io sento il rumore, sì, ho sentito il rumore del mostro e sento anche la musica, ma non vedo il mostro. Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Tanto le campane suonano, che sia arrivata la mia ora. Va bene, continuate a suonare campane. Non importa. Non importa. Qua c'è un casino di roba da fare. Io credo di essermi già perso. Sì, ma che cacchio di posto è questo? Non è neanche una villa. Cioè, è un intero castello. Che cacchio è? Che cazzo c'è lì? I fulmini di forza di Star Wars. Cosa sta succedendo qua? Cosa? Non posso attraversarlo, immagino. Ah, vabbè. Intuibile. Qua? Il piedistallo ha una depressione sferica liscia in cima. Depressione sferica. Non è che ci devo mettere il catrame? Ah. Il piedistallo... Ok, adesso come lo accendo? No, eh? Va bene. Con la lanterna non si accende, vero? No. Va bene, forse nell'altra stanza troveremo qualche altro indizio. Qua? Una statuetta. Posso prenderla? Non è che serve la statuetta? Prendila. Porto dietro la statuetta. Te la metto qua vicino, amico. Un'armatura, eh? Mi domando se quella grippa sia quel famoso Agrippa. Quello famoso. Non può essere ancora vivo. Dopo tanti anni. Qua c'è un simbolo strano, non ho idea di che cazzo sia. Neanche qua ci sono cose, no. Va bene, entriamo in questa stanza qua. Roba egizia, no? Sumeri? Che cazzo è sta roba? Mamma mia, che cos'è? Sembra di essere... di stare giocando ai Chalice Dungeon di Bloodborne. Qua c'è una lanterna che fa sempre comodo. Qua sicuramente sono avvenute cose poco belle. Qua non c'è nulla, ok. Ecco, stavo cercando le scale. Hashtag le scale. Qua c'è una porta che non ho aperto. Ah! Che cazzo! No, 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 no! Andiamo via! Ma che cos'era? Che cos'era? Nell'acqua le te... E piace a te? Ma che cos'è? L'acqua le te... Sento un leggero odore di merda. Potrei essere io, eh? Mamma mia, guarda come mi ha messo in condizioni. Vediamo, esploriamo tutte le stanze. A sto punto cerchiamo indizi.
Un'altra visione. Si vede un cazzo quando ci sono le visioni. Chiudi sta cazzo di porta! Guardate. Non vedo niente, nero. Completamente nero. Mamma mia. Oh, basta ste visioni. Ha rotto un po' il cazzo. Qua? Che cazzo è questa cosa? Carne. Che cosa? Andiamo via, va? Non mi ricordo in che direzione. No, non di qua. Qua c'è la... Infatti non è di qua. Bene, direi che in questa stanza abbiamo fatto tutto. Ho della carne. Probabilmente per un sacrificio. C'era altro. Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Toh, tieni la carne. Agrippa non ne ha bisogno. E non ho nient'altro. Se devo lanciare qualcosa. No, eh. Non vorrei che si sia buggato di nuovo il gioco e che manca la scala qua. Non mi pare ci sia niente qui. Aspetta. Ah! Ok! Forse ho attivato il meccanismo adesso. Non vedo niente, ok. Ok, forse adesso la sfera, la leva funziona magari. Ho attivato l'ingranaggio. Perché si blocca? Corri, dai. Bisogna percorrere i chilometri, Ok, adesso va. Ho attivato qualcosa. Non ho idea di che cosa. Va bene, l'ho attivato però. Non so che cosa, ma l'ho attivato. Ok, quindi ho aperto le porte. Bene, che felicità. Sono così felice di aver aperto le porte. Qua? Transetto, ci andiamo dopo. Andiamo prima nella porta, che cosa c'è? Cosa? C'è un pozzo. C'è un pozzo e non è per niente rassicurante questo pozzo. Magari se ci butto la carne? No, eh? Se ci butto una pietra? Nada. Si è incazzato. Io non vorrei buttarmici. Non credo proprio di dovermi buttare. Forse se butto tutte le pietre si incazza. Qualsiasi cosa ci sia dentro. E siamo nel transetto. Merda, cos'è? Il boss finale di Dark Souls, cos'è? Qua c'è un cerchio alchemico. Se ci entro dentro si attiva qualcosa? No, eh? Ancora visioni. Vedo un cazzo. Mamma mia. Altre stanze, altri luoghi. Accendi sta luce, va? Un topo. La prima volta che vedo un topo.
porta. Una porta che chiudiamo. Madonna, perché è impazzito all'improvviso? Come cazzo lo devo girare sto coso? Boh, l'ho girato adesso. Sto impazzendo, che cazzo sta succedendo? Il rapitore si sedette sulle ginocchia. La donna si spiegò. Qua c'è? Che cazzo è sta roba? Madonna, sto impazzendo in questa stanza. Ok. C'è della roba qua. Raccolto pezzo di una sfera. Quella famosa sfera. Spero di aver raccolto tutto, ma in quella stanza stavo impazzendo. Qua, questa stanza, questo salone mi sa tanto di boss finale, però vabbè. Sarà una mia impressione, eh. Carichiamo la lanterna, che non vorrei rimanere... Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters. Cazzo! Le visioni durano sempre di più e sempre più nere sono. Accendiamo un'altra luce. Ok. Qua c'è un triangolo. Il triangolo, no? Ok. Qua ci sono delle catene. Qua c'è un triangolo, una piramide. Ok, sta parlando del piromane che abbiamo sentito. Però queste stanze, oh mio Dio, queste stanze. Non c'è nient'altro, vero? Non c'è nient'altro qua? Oddio. Ah, qua c'è un roba, un altro pezzo di sfera. Mi sa che non si attaccheranno. Allora, non è che ne ho saltata una nell'altra stanza. Ah, vedi che c'era qualcosa. Ah, vedi. Andiamo via. Forse si attaccano tutte. No. Sono tutte sfere di colori diversi. Non è che devo metterle nei cerchi alchemici? No. Però di sopra c'è una scala. Ci andiamo. Con quanta difficoltà sto salendo sta scala. Dai, ma no, è difficilissimo salire sta scala. Ok, siamo tornati nella mansione. Non che la cosa mi piaccia, perché mi sento più al sicuro nelle segrete che nella mansione. Ok, qua c'è una stanza. Un acciarino. Un filo interdentale. Una corda. Ok, note sulla tortura. Molto interessante, molto interessante. Spostiamo la sedia. Qua c'è... levati. C'è uno di quei cosi che ti fanno sognare. Ok. Una lanterna. Libri, libri, libri. Tanti libri. Forse devo unire l'esca
No, aspetta. Unire l'esca con la carne. No. Non funziona. Vabbè, direi di salutarci qui in questa stanza tranquilla per questo episodio. Può essere tutto e vi do appuntamento a un prossimo video di Amnesia. Ciao a tutti.